storia bellissima, una scelta intelligente di, in un luogo così simbolico del riscatto di questa terra, della volontà di vincere la lotta contro la camorra e la criminalità organizzata, e far diventare una casa sequestrata a un boss il luogo in cui arrivano le opere bellissime dagli Uffizi da Capodimonte, è davvero una scelta intelligente, coraggiosa, e non si perderà mai. È un sostenitore del mecenatismo, e qui c'è un caso di mecenatismo, imprenditori che si sono dati da fare per la cultura. È un caso bello perché ci sono giovani volontari, ci sono associazioni della società civile, ci sono imprenditori che hanno scelto di sponsorizzare questa iniziativa, c'è lo Stato, c'è il Ministero con le sue strutture che ha lavorato per costruire questa cosa, e davvero penso sia una bellissima giornata, non solo per Casal di Principe, ma per tutto il paese. La sfida però inizia adesso a far vivere questo museo, che non sia soltanto l'evento di un giorno, come è stato detto. Questo luogo resterà permanentemente dedicato alla cultura, e quindi noi supporteremo come Ministero tutte le iniziative che decideranno qua autonomamente, ma avranno il nostro sostegno totale. Grazie.